maturare queste cose, perché il prodotto serio è scarso, non è abbondante, è scarso. Cioè i prodotti nobili nel mondo sono quelli scarsi, non sono quelli abbondanti. Però i francesi, quando hanno lo champagne, sono arrivati a produrre 340-330 milioni di bottiglie. Però nel momento in cui il mercato è in crisi, sì, loro, tac, automaticamente riducono. Ma noi non saremo mai in grado di fare quello. Mai in grado. Perché siamo lontani mille miglia. Meglio puntare sulla qualità che fare la fine del prosecco. Come? Il titolo dice meglio puntare sulla qualità che la fine del prosecco. Non riesco a capirlo cosa voglia dire. Ma c'è del prosecco. È un po' difficile da capire la fine del prosecco, perché il prosecco sta avendo un successo enorme. Ma a che prezzo? Ma alla fine del prosecco fanno 3 milioni di bottiglie. Ma sai che 300 milioni di bottiglie. Sai che c'è del prosecco in giro sfuso a 0,35 sfuso. Poi ci sono delle bottiglie di prosecco 3 euro e mezzo. Ma non paghi anche 8-9 euro. Come? Mio netto lo paghi anche 8-9 euro. Produrre? Allora, più una buona parola. Le langhe del vino si dividono. Il cartiglio lo paghi anche 10-13 euro. Ma sì. Beh, io ti do tutto questo qui, produrre bene. Vuole... E poi qui. E fiori, sarà Roberto Fiori che scrive. Sì, questo sì. E l'altra? È un venduto. Meglio puntare, meglio puntare sulla qualità. Dov'è che non ce n'è uno che fare la fine del prosecco? Ecco. Questo è scritto da Roberto Fiori. Io ti do tutto il giornale. Molte grazie. Questo è di ieri. C'è anche la Juve che ha vinto. Vabbè, il parere di Citrico ci voleva. Pensa a cosa è successo col Brunello. E poi non sappiamo imparare niente. Il Brunello è in crisi tuttora. Tuttora in crisi. Ce l'abbiamo qui vicino il Barbaresco, che per adesso non è ancora andato dietro al Barone. Il Barbaresco costa la metà all'ingrosso. Pensa che il fondatore della scuola enologica di Alba, che era 1882, lui si chiamava Domizio Cavazzi. Domizio Cavazzi. Quando ha fondato la scuola enologica di Alba. Sì, dai, lui toglie. E poi ha inventato il Barbaresco. Io ce l'ho pulito. Ma ce n'è, eh? Ce l'ho il Barbaresco. Porto via questi. Questo non esisteva, no? Il suo sogno era di estendere la zona. Va bene, dammi le due pulite. Che c'era una logica. C'era una... Dai, che... Ce n'è ancora che devono cambiarla. È andata bene. Però la cosa comica è stata che quando hanno creato la zona del Barbaresco hanno compreso Alba. Però questi langhetti qua, noi, no? Si sono rifiutati di prendere budino. Che era molto meglio certi territori sotto Alba che non Carasco. Ma lì c'era già il campanilismo, no? C'era il campanilismo maledetto. Grasco c'era cosa lì. I Fracassi. Quanti anni è che era ambasciatore a Roma. Era ambasciatore a Roma. Il Marchese Fracassi. No, ma era cioè, per carità, il mondo è sempre stato così, non è che ci si deve stupire. Mettiamolo qua. Poi vado a vedere. Ma c'erano certe zone di Signo. Piccolo Gigi, piccolo. Che meritavano di più. Piccolo. Piccolo. Ok. E Diano come non meritava. Diano c'è. Proprio no, ma Diano c'è, ma solo in parte. C'era il versante che era già ai tempi di Cavour. Di Cavour. Verso Grinzane. Finiamo in leggerezza. Ci sono destre facultate.